Dov'è? Eccolo, aspetta che cambio l'inquadratura qua, perché qua facciamo una regia. Eccolo, eccoti qua. Ciao Guido! Ciao! Wow! Ci sei... guardali qua che belli, gli rifate un applauso, lo che non vi ha visto applaudire. Dove siete? Glielo rifate, eccoli! No, non la risata, dov'è l'applauso? Eccoli qua. Allora, dov'è Guido? Eccolo, eccolo qua. Allora, Guido, mamma mia, quante domande mi viene da farti, mamma mia. Senti, ma tu la tecnologia come la usi? Cioè, quali sono i social che ti piacciono di più, di quelli che usi? Allora, onestamente, il social che mi piace di più è Instagram. E la mia pagina Instagram è esattamente il pasticcio, il disordine, il casino che è la mia vita. Non ha una coerenza, ci sono moto, c'è famiglia, ci sono animali, c'è tutto, è brutta da vedere, ma poi secondo me i contenuti sono divertenti. Avevo puntato tutto su Twitter all'inizio, fino ad arrivare tipo a 350.000 followers, poi mi hanno detto, ah, guarda che Twitter non funziona tanto bene, non serve granché, va bene, me lo tengo. Facebook non mi diverte, ce li ho, ci vado, ma secondo me è la pagina, è il social degli adulti che hanno voglia di litigare. E io non sono adulto e non ho voglia di litigare. Esatto, ma si vede che sei solare e quindi ci vuole un social network solare. A proposito di questo, tu cosa fai? Posti tutto tu o c'è magari qualcuno che ti aiuta? Questa domanda qua mi fa sempre ridere, mi dicono ah no, ma lo dico al tuo social media manager, ma quale? Dillo a me che sono io. Infatti le mie pagine sono incasinate perché sono io che me le faccio. Sono io che... No, nessuno fa. Faccio io e credo anche di aver un po' capito cosa funziona, cosa serve. Io vado forte se metto cose privatissime della mia famiglia, che tante volte non ha piacere, oppure devo guidare o delle moto, o delle macchine, o degli aeroplani. Certo, anche che tu giustamente, insomma, come dire, sei uno che su quelle robe lì, quando usi un'automobile, cioè tutti ti guardano, perché comunque sei, come dire, sei un vero influencer! Lo sapevi di essere un influencer? Ma a volte me lo dicono, mi dicono, ma dovete pensarci voi che siete gli influencer a pensare a questo problema. Pensateci anche voi che non siete influencer, pensiamoci tutti insieme che è più facile risolverli. Posso mica fare tutto io, Oh, basta, che cosa? Senti, un'esperienza brutta che non ti è piaciuta con il digitale, dove hai detto, sai che questa qua proprio non mi piace, non mi è piaciuta. Guarda, mi succede abbastanza spesso, sono le calunnie e le bugie tendenzialmente sul mio conto, ma anche non necessariamente sul mio conto, mi girano le palle e chiudo e blocco i commenti. Sto parlando di social network. Una volta invece ho avuto un'esperienza brutta che poi alla fine si è rivelata bella. Ho intercettato uno su Twitter che pubblicava propositi di suicidio. Mi sono molto preoccupato per lui, mi sono messo a chiacchierare con lui prima in pubblico e poi in privato, cercando di tenerlo calmo. Nel frattempo dall'altra parte con il telefono ho chiamato la polizia della città di quel signore lì, sono arrivati, l'hanno salvato e dopo lui mi ha ringraziato. Quindi brutto perché lui voleva fare una brutta fine, bello perché c'è stato lieto fine. Bello, bravo, 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 bravo. Guarda che ti stanno applaudendo loro, guardali qua, aspetta che te li fai delle grandi. Ecco. Grazie, grazie. Allora, loro applaudono veramente, l'audio non riesco a prenderlo da loro, sennò arriverebbe di tutto, quindi senti gli urletti e gli applausi sempre uguali, ma perché quello era necessario. Senti, un'altra domanda, tutti certo. Noi abbiamo un gruppetto, il gruppo degli amici, il gruppo del lavoro, mi sono sempre chiesto, ma tu ce l'hai il gruppo di WhatsApp dei piloti? No, i piloti sono individualisti, non stanno mica nello stesso gruppo. C'è un gruppo dei piloti della Academy di Valentino Rossi, cioè sono un po' i piloti della sua scuola. Quelli hanno un gruppo del quale io però da giornalista non faccio parte. Quindi il gruppo dei piloti c'è, è un gruppo italiano di piloti amici tra loro, non c'è un gruppo di tutti i piloti e comunque io non ne faccio parte. Senti, invece ho questa domanda, tu hai commentato... C'è un gruppo di piloti scarsi, c'è un gruppo di piloti scarsoni, di amatori come me, quello è un gruppo molto vivace, certo, quello lì ce l'ho, però siamo noi, quello lì ce l'ho. Non loro. Certo, certo, certo.
Senti, ma tu hai commentato praticamente, come dire, qualsiasi cosa, qualsiasi gara, qualsiasi sport, ma qual è il commento e la gara più strana che tu abbia mai commentato? Orca, gare strane, diciamo che proprio vaccate, le cose buffe non le ho mai fatte. La cosa più strana però è stato certamente in diretta, avevo come commentatore tecnico Paolo Nespoli, astronauta, ho commentato in diretta il lancio da 40.000 metri, quindi 40 km da terra in caduta libera, di Felix Baumgartner, lavoravo ancora a Mediaset, era Italia 2, e credo che quella diretta lì, poi lui è svenuto mentre precipitava, un casino, credo che quella diretta lì sia ancora il record di share di Italia 2 oggi. Wow! Senti, invece io ho trovato una roba che è un commento molto più strano di quello che hai fatto ad una gara, leggermente amatoriale, che adesso la faccio vedere a tutti. Guardate che cosa ha commentato Guido, eh. Dimmi, Guido. No, che non volevi è amatoriale, se è quella... Ah. Se è quella che è penso, quella seria. Se è quella che penso io non è amatoriale, è roba seria quella lì. Oh. È roba seria, sì, esatto, esatto. State pronti e guardatela, guardate che commento, questo qui è inedito ed esclusivo. Solo il tempo ce lo dirà. Buongiorno, buongiorno, eccoci al Gran Premio del Giardinetto. Pronti per la partenza con Marco, Leo, Mario, dopo semaforo scatenato l'inferno. Prima dentro, gas a martello e andiamo. Parte alla grandissima, il piccolo Mario, traiettoria interna per lui, attenzione alla staccata della prima curva della piscina. Marco in grande sofferenza, corporatura esagerata, il motociclismo moderno non contempla più quel tipo di fisico, è il momento di ritirarsi, attenzione all'attacco di Leo che si era impantanato, ma là davanti Mario inciampa nel cordolo, rischia di capottarsi nella piscina. Suo fratello Leo, anche un po' vigliacco, prova all'esterno al cordolo successivo, ma allunga alla grandissima. Mario completamente impantanato, sfinito, sfiancato là dietro. Marco, attenzione, volata finale. Leo c'è e va a vincere su Mario distrutto che cade a terra e abbandona la moto, e Marco è terzo, ultimo, finito, sfinito. Qua i mezzi del trionfo, gomma completamente brasata a suon di derapate, pazzesco, guardate, si vede asfalto durissimo, del resto colore verde, ma duro, duro, duro. È il momento di celebrare, è il momento del podio, è il momento di andare a festeggiare. Leo davanti a Mario e a Marco, una grande doccia di prosecco, prosecco, medio, però ce n'era bisogno. Ma che commento è? Ma cos'è? Ma io dove c'è gente che pilota, a me viene istintivo buttarmi dentro. Ero preoccupato che Mario mi volasse in piscina, che non è ancora tempo lì in Inghilterra di andare dentro la piscina. Però, c'è dell'agonismo io vado. Ma poi quello fuori peso veramente non si poteva guardare, eh? Cioè oggi ma veramente va, una cosa... Lì. Quello lì, è il momento di, cioè un momento nella carriera di un pilota che deve capire che è arrivato il tempo di ritirarsi. Sì, soprattutto quando, come dire, le forme glielo dicono in modo evidente e chiaro. Senti, volevo farti vedere un matto che ho visto qua, se posso permettere di chiamarlo un po' Matterello. C'è uno col casco? No, non so se ti rendi conto. Uno col casco, guarda. Scusi, può togliere il casco lei? Si avvicini. Chi è? Guarda, è Samuele Santi, fatti vedere, avvicinati, ecco, così è un matto, è un altro matto, è un ragazzo che conosco, è un ragazzo che anche lui corre lì, CIV, eccetera, si è presentato col casco. Guarda che bisogna essere, sono strani i tuoi fan, sono strani i tuoi fan. No, ma va che lo faccio anch'io, ogni tanto, cioè in casa il casco a volte può venire utile, prende la forma, ti isola dal resto, ti senti protetto, se hai una moglie lievemente rompipalle c'è tutto un suo perché. Sì, non senti e vai, è così. Senti, dai, allora, hai visto che sono riuscito a farti un'intervista senza parlare delle moto, del tuo lavoro, di ma proprio di te così e di cose un po' strane? Ti adoro per questo. Hai visto? Ti adoro per questo. Che se no, dai, allora Valentino, allora, dai, ma basta, cioè no, nel senso, amiamo, ci mancherebbe, amore cieco, ma un giorno di riposo, dove parliamo di Guido. Bravo, basta. Anche perché sono appena tornato io dal Gran Premio, vogliamo continuare a lavorare anche fino a domani, dopo domani, ma basta adesso. Ma no, ma basta, è lunedì, pausa, Va bene, Guido, senti, grazie, 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 guarda qua, applaudono, eccoli,
Guarda, perché ci sono 38 pagine qua, una dietro l'altra. Fantastico. Grazie di essere stato con tutti noi. I love you, e noi ti seguiamo sempre, non ti tradiremo mai. Anch'io I love you. 38 pagine di applausi non mi erano mai capitate. Ciao! Ciao 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 Guido, ciao ciao!